La bacheca, storie al femminile, ginnastica aerobica. Il dopo Coimbra? Riposo, tanto riposo ed ancora riposo. A parlare è Arianna Ciucci, medaglia di bronzo agli europei portoghesi di ginnastica aerobica, che a conclusione di un anno intenso, pieno di impegni ed appuntamenti agonistici importanti, ci racconta un po' di sé, dei suoi progetti ambiziosi e di qualche sogno nel cassetto. Ho già cominciato a lavorare su nuove coreografie, soprattutto in vista dei mondiali di Nanjing, in Cina. In linea di massima non ho apportato grandi modifiche al mio esercizio, ho solo cercato di inserire alcune difficoltà in più. I ritmi in palestra saranno serrati fino a maggio, secondo un programma ben preciso che prevede un percorso fisico alternato tra pesi la mattina 3 volte a settimana e un doppio allenamento senza pesi negli altri giorni. L'obiettivo è quello di arrivare all'appuntamento cinese in gran forma, ma anche quello di superare la soglia di stanchezza che ad un certo punto inevitabilmente si raggiunge durante l'esecuzione, così da finire l'esercizio con il sorriso sulle labbra. Sono le tue principali rivali? Senz'altro la più temibile è la brasiliana Lopez, che ai mondiali di Sofia ha vinto l'oro con il trio, ma anche la Romania solitamente esprime atlete fortissime. Ai mondiali la competizione è sempre con atleti di altissimo livello e alla fine vince l'esecuzione con il minor margine di imperfezioni. Numerosi impegni, vita da sportiva, vita privata. Come riesce la campionessa Arianna a coniugare il tutto? Seppur con qualche difficoltà, cerco di non trascurare nulla. Studio scienze motorie ad Urbino e spero di laurearmi entro il prossimo anno. Mi piacerebbe dedicare più tempo ai libri, ma con i ritmi frenetici degli allenamenti riesco a ritagliare all'università uno spazio al mattino ed uno nel primo pomeriggio. Fortunatamente il mio fidanzato lavora nella palestra dove mi alleno ed è lui a scegliere le musiche delle mie coreografie e così riusciamo a passare un po' di tempo insieme. Quale importanza dai al look e all'aspetto estetico in gara? L'immagine è fondamentale, a cominciare dal body. Il mio è stato realizzato su misura da mia cugina ed è molto semplice. Su una base nera risalta il tricolore. D'altra parte mi esibisco sulle note di Tuo fa l'americano di Renato Carosone, un vero e proprio inno dell'italianità nel mondo.
Anche il trucco vuole la sua parte. Preferisco colori pastello con tonalità tendenti al verde, che valorizzano l'intensità del mio sguardo. Ma l'aspetto non è tutto. Oltre alla sostanza, a volte necessita una buona dose di fortuna. Quale sogno è ancora nel cassetto? Vorrei un giorno aprire un centro fitness e benessere tutto mio, ma senza trascurare la famiglia, un valore che nella mia vita è senza dubbio al primo posto. Thank you.